Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video sui prodotti. Non dice più yeah! Non ho cambiato giù! No, yeah, a me piace di più! Yeah. È vero ragazzi, è più bello! Siamo qua con un nuovo video dei prodotti al supermercato e Ocean, perché già avevamo fatto un altro video dei prodotti Ocean e però abbiamo comprato talmente tante tante cose. Abbiamo fatto anche il video vlog. L'Ocean è molto molto fornito, noi infatti spesso compriamo, facciamo la spesa là e iniziamo subito a far vedere tutte queste cosine buone buone buone. Poi farò anche un video sui cosmetici che ho comprato anche cosmetici, aspettatevi anche quello là nei prodotti al supermercato. E se non avete visto il primo video sui prodotti Ocean, casomai ve lo linko qua, quindi cliccate qua per vedere la prima parte del video con il box informazioni. Esatto. Cominciamo con questo ragazzi, che è un po' aperto però sta cadendo tutto il couscous addosso. Il couscous è nero, è di grano duro integrale, questo è buonissimo, è ottimo. Diciamo che il marchio Alce Nero è ottimo e si trova molto all'Ocean, anche in altri supermercati. Esatto. E praticamente questo qua è il nostro couscous, si può dire, preferito, perché praticamente è solo integrale, non è mischiato. E la cosa che è integrale lo rende più saporito, poi più croccante, sano, più leggero, perché mi sta cadendo addosso. Più naturale, ha un sapore più buono. Più naturale, ha un sapore. Noi facciamo tante ricette con il couscous. Nel caso vi farò vedere qualche ricettina. Questo che è il riso, è sempre il marchio Alce Nero, a me piace tanto e devo dire che questo qua è quello bianco, ma a noi piace tantissimo anche quello integrale, che però è finito nel frattempo. Noi lo divoriamo, mangiamo tantissimo il riso integrale e sia il bianco che integrale, veramente quello integrale è uno dei nostri riso integrale. E con questo preferito. Noi cosa facciamo? L'insalata di riso. Esatto, l'insalata di riso. E vi ho fatto la ricetta sul secondo canale. È veramente ottimo perché non si scuoce, insomma. Mantiene la cottura, quindi è bello al dente. Fa un sapore così buono, buono buono veramente. È una novità secondo me, perché noi da poco l'abbiamo vista. Marchio Garofalo, che praticamente è una marca che si fa a Gragnano, diciamo, a Napoli. Non so se si trova in tutte le parti d'Italia, però è molto buona, soprattutto adesso che l'hanno fatta integrale. È veramente molto molto buona, mantiene la cottura. Questi sono i rigatoni, quindi con un bel ragù sopra, sono veramente veramente buoni. Miglio! Miglio! Di due marche diverse, questa è di Bibio, che è una marca che già nell'altro video vi dicemmo che... Quello delle fette biscottate. Sì, esatto, che praticamente questo qua è un cereale... Farro. Sì, è un cereale tipo come il farro, il miglio. E diciamo noi facciamo tante cose, tipo fare anche in insalata, nelle zuppe, ma... per anche tante, dolci tante, comunque. Sì, anche tante ricette, vi faremo vedere qualcosa. Questo invece è sempre il miglio però della marca Ocean. Sì, che è anche buono, che è sempre bio. Quindi noi vi consigliamo di mangiare molto cereali. Sì, una cosa diversa, invece del solito couscous. Esatto, mo anche invece del riso, ma anche per fare l'insalata di riso, quella che vi ho fatto vedere io. E invece del riso ci mettete il miglio, viene anche buonissimo. Il bulgur è anche ottimo, ragazze, veramente veramente ottimo. Si possono fare sia delle insalate col bulgur, che è un cereale tipo il couscous, tipo il riso, molto molto buono, provatelo. Sempre della marca Ocean. Sempre marca Ocean, sempre bio. E si possono fare anche delle polpette, ad esempio, col bulgur, con le verdure. Casomai farò qualche ricettina. Ad esempio col bulgur, con le verdure. Il mio cacao, che adoro troppo, è piccolino. Vi chiedo, ce ne ho, potete fare un pacco, insomma, di queste dimensioni cacao? Perché io mangio questo cacao e subito finisce. Comunque questo è buono, perché cacao in polvere biologico, è puro, c'ha solo cacao. Nel latte di soia, ragazzi, diventa proprio buonissimo. È buono, io lo metto molto nel latte di soia, anche nel latte di cocco che vi avevo fatto vedere nell'altro video. E poi faccio tante tante ricette col cacao, è un ingrediente che io adoro veramente. Poi abbiamo preso questi qua. Allora, queste sono praticamente le fette di wasa, che praticamente sono fatti di segale. Sì, è pane croccante di segale integrale. Di segale integrale, ed è molto molto buono e soprattutto è leggero, non ha lievito, quindi importante. È leggero, pochissime calorie, facilità la digestione. Esatto. Ed è molto molto consigliato per, insomma, per mantenersi in forma,
questo, comunque non ha lievito, non ha grassi. Questo vedi è semplice, invece questo qui con la busta è rossa è corsesamo, più croccantino. Allora, diciamo che questo qua io lo uso anche per le preparazioni dolci e mia mamma lo frulla, mi pare che già ve l'ho detta cosa, e ci fa il pan grattato integrale, che poi è buono perché tu se ti mangi il pan grattato non vuoi il lievito, quindi qua non c'è il lievito. Questo è buono proprio da mangiare così, perché c'è tutto sesamo. Quindi ci puoi spalmare sopra formaggio spalmabile, ci metti un po' di pomodoro. Poi casomai farò vedere qualche video di qualche snack. Questo col sesamo, se volete accompagnarlo, mangiarlo come pane, vi consiglio di più questo qua col sesamo. Più saporito. È molto molto più buono. A proposito di Kegels, abbiamo trovato questi qui. Questi sono nuovi. Prima c'era l'olio di palma, sì, invece ora no. Diciamo che c'è scritto, guarda, novità senza olio di palma. In verità però ci sono ancora tante cose di misura che hanno l'olio di palma. Controllate. Quindi state attente ragazze, è vero che si stanno impegnando perché sono usciti fuori con, se non erro, anche le fette biscottate senza olio di palma. Però ci deve stare scritto sempre sopra, controllate gli ingredienti. Infatti qui c'è l'olio di girasole, latte scremato, farina di frumento integrale. Integrale. Sono buoni perché sono integrali e non hanno l'olio di palma, quindi ok, ci piace. Controllate però. Però controllate le altre cose, che io già questa cosa che loro da non so quanti mesi a questa parte, ma proprio da poco, si sono usciti fuori con sta roba senza olio di palma, vuol dire che si sono resi conto che le persone non sono sceme e leggono gli ingredienti e stanno attente e vogliono l'olio d'oliva, vogliono l'olio di girasole. Quindi ragazzi, questa è una cosa molto positiva. Non leggete il marchio, magari misura dietetico, light, senza glutine. Che poi se c'è l'olio di palma mi fa ancora più male. Vabbè, io comunque ho preso il caffè. Che non è bio, il caffè è solubile, però è comodo perché subito si scioglie e soprattutto costa poco, quindi a Napoli non si dovrebbe, però dovresti prendere quello sì. Vabbè, quello là che si fa nella moca. Sì, nella moca. Però diciamo che io... a casa mia non si beve molto il caffè. No, non lo beviamo proprio. Se non altro sono l'unica, quindi per non farmi tipo Massimo Troisi a macchinetta del caffè per una persona, proprio io triste, mi compro questo anche perché... Vabbè, tu lo aggiungi nei dolci, non poco, è che bevi proprio. Ma a volte nel latte, giusto, mi metto un pochino, veloce. E dorati semi di canapa, questi li adoro. Li adoro perché, come sapete, sono molto buoni a me. Semi e semi in generale fanno tanto bene per stare in forma, fanno tanto bene alla salute dei capelli, della pelle, perché contengono grassi vegetali buoni che fanno molto molto bene. E i semi di canapa in particolare io dove li metto? Nell'insalata perché piacciono tantissimo. Ma un sapore così buono. Sì, buono, perché buono. Sembra proprio che dà sapore tipo salato, tipo all'insalata. Sale. Sono insalata, per me non è mai solo insalata, tanto di tutto dentro. Comunque se ci mettete già solo questi, buonissimi. Viene buono. E poi i semi di canapa sono una fonte altissima di proteine, quindi anche per gli sportivi, ma così come per i vegani, mangiate semi di canapa, introducete la vostra alimentazione, introducete una bella fonte di proteine sane, perché sono vegetali e non animali, quindi ottimo. Poi all'Ocean si trova sempre tale cose matte al cenero, anche i mitici biscotti al cenero, che noi abbiamo fatto il video con tutti i biscotti senza olio di palma, senza burro, senza grattugiati, non si sa, leggeri e naturali. E questi qua ci sono di vari formati, è vero? Sì, ci sono con le gocce di cioccolato, al cacao, al miele. Sono buonissimi. Questi diciamo sono più sfigati, sì, perché sono quelli proprio semplici. Però ci sono quelli là quadrati al cacao che sono buonissimi, li consigliamo. E poi ci sono quelli tutti a cioccolato con le gocce di cioccolato. Ma i miei preferiti sono quelli al farro con le gocce di cioccolato. Se trovate quelli là prendeteli, anche i tuoi preferiti. Sì, sono i miei. Sono troppo buoni, veramente. Inzuppati nel latte, si scioglie il cioccolato, diventano buonissimi. E quindi questo era tutto ragazze, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando guardate anche il videoblog sul secondo canale dove facciamo tante missioni in diretta nei vari supermercati. Diteci quale supermercato vorreste vedere, insomma, noi perché noi così andiamo a fare una bella missione, quindi facciamo sia il videoblog che poi il video haul dove mostriamo tutte le cose in qualche altro supermercato che voi vorreste vedere, fatecelo sapere nei commenti. Quindi questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale e vi mando un bacio grande. Ciao!